Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Non c'è solo lo sport, ci sono anche le politiche giovanili e i grandi eventi di Roma. E oggi con lei, Assessore, vorremmo parlare proprio di questo, di eventi, di iniziative. Siamo alla fine del mese di maggio, ci sono già in corso dei progetti, è stato raccontato addirittura poi di iniziative che legano lo sport, poi addirittura è una cosa anche benvenuta, lo sport ai valori, lo sport è portatore di valori e come secondo alcuni lo sport è il portatore dei valori e poi le altre cose vengono dopo. E c'è una iniziativa, per esempio, che ci racconta di come conciliare anche le diverse religioni. Però andiamo per ordine, ci racconti tutto, Assessore Frongia, e poi proviamo a farle delle domande anche noi. E prima di tutto credo sia importante sottolineare come si sia conclusa un'edizione dell'Internazionale di Tennis estremamente riuscita bene e anche con numeri in aumento rispetto alle precedenti, questo per merito ovviamente della Federazione Italiana Tennis, alla quale però abbiamo dato un contributo speciale quest'anno. Abbiamo anche realizzato dei progetti insieme, come ad esempio i campetti temporanei in periferia a Ponte di Nona. È stato bellissimo, lo confesso, vedere bambini di diverse culture, di diverse religioni giocare insieme con dei maestri. Abbiamo portato anche dei campioni, è venuto anche il grandissimo Max Giuspi, quindi devo dire un momento molto, molto importante che poi cercheremo di rendere non più temporaneo ma permanente. E a breve inizia adesso la piazza di Siena, quest'anno un'edizione speciale perché lo vedremo anche, lo potranno vedere tutti i romani, molto più accessibile, gratuita, con strutture più basse in modo tale che i cittadini possano godersi il meraviglioso spettacolo. E domenica, sempre domenica il 28, ma la mattina alle 10 invece, l'inizio di un evento che sarà ricorrente ogni anno durante la bella stagione, scacchi nelle piazze romane. Partiamo dal Campidoglio con dei maestri, dei grandi campioni che sfideranno ragazzi, cittadini, turisti, chiunque voglia cimentarsi in questo fantastico, fantastico gioco. Scacchi in città, no? Scacchi nelle piazze romane. Rispetto a Piazza di Siena, faccio un passo indietro, Assessore Frongia, proprio perché è una novità interessante questa di aprire le porte a tutti, no? E non far pagare il biglietto. Piazza di Siena è visto come un evento un po' snob, e invece non lo è per nulla, basta andare a vederlo, soprattutto se poi c'è la possibilità per tutti di accedervi, no? Vogliamo sottolineiamo meglio anche la cosa. Sottolineiamolo partendo sempre però da una considerazione che diamo a Cesare il che è di Cesare. C'è stata una grandissima sensibilità da parte della FISE, quindi della Federazione Italiana Sport Equestri, in tal senso. Quindi abbiamo pensato di impostare così il progetto grazie alla loro sensibilità e alla loro disponibilità. Non dobbiamo pensarlo come uno sport appunto per snob o per un'elite, pensiamo anche agli eventi finali con il carosello della Villa del Buon Respiro, laddove viene fatto un progetto molto importante sulla disabilità. Cioè vediamo i ragazzi disabili normodotati insieme a cavallo, e a cavallo siamo tutti uguali, come recita lo slogan. Quindi secondo noi c'è anche un valore sociale elevato, lo vedremo anche negli stand appositi. Roma è una città, Assessore Frongia, e soprattutto i romani poi, Roma è una città sportiva, i romani sono una comunità che ama lo sport? Dai numeri che avete, dagli impianti che ha la città di Roma, ci racconti un po' la nostra città in numeri. Guardi, è abbastanza semplice e adesso fa anche riflettere. Secondo diverse stime abbiamo oltre 500.000 di persone che ogni giorno si alzano durante la giornata, fa sport. Abbiamo 162 impianti pubblici, comunali, ma ne abbiamo tantissimi anche privati. Abbiamo una delle più grandi comunità di runners, è impressionante, tutti noi che insomma giriamo lo vediamo, possiamo constatare anche dal numero di manifestazioni che abbiamo e anche dalla qualità di alcune di esse. Abbiamo realizzato la FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, ha realizzato con il nostro sostegno, con il nostro contributo, il mini volley ai fori imperiali. La scorsa domenica c'erano più di 8.000 bambini, senza contare poi le famiglie, i turisti, ad animare le partite in 102 campetti. Devo dire che Roma ha una grande domanda e una grande offerta di sport.
Altra domanda che le arriva dagli ascoltatori al 39 37 93 93 93 39 37 93 93 93 sempre riguardo allo sport, alla possibilità di utilizzare la città e di utilizzare le risorse della città. C'è chi ci parla dei parchi verdi e della possibilità che nei parchi verdi, io ne so poco, dico subito non essendo un frequentatore, ma l'idea mi piace molto, che dentro i parchi di Roma, Villa Borghese e tutti gli altri, si possa fare attività sportiva con impianti magari installati dal comune. Magari già esiste, assessore, ma questa è la domanda dell'ascoltatore Luca. Ci sono esempi di punti attrezzati auto-organizzati. Io per esempio, tra gli allenamenti che faccio, c'è quello nel parco della Caffarella, dove c'è appunto un punto attrezzato, però il progetto deve essere più strutturato e con il contributo del Comune di Roma. In tal senso ci sta lavorando la commissione decima, che è quella sullo sport, presieduta da Angelo Diario, insieme al Dipartimento Ambiente, perché lì naturalmente dobbiamo lavorare con chi detiene i parchi, le aree verdi, e quindi trovare i fondi per poi realizzare dei punti attrezzati. Non è un obiettivo impossibile. Devo dire però che stiamo riscontrando un po' di difficoltà in termini di fondi, ma in molti casi anche di vincoli, perché non è semplice installare dei punti attrezzati in molti parchi romani, perché sottoposti a vincolo. Ci racconta meglio cosa sia la mezza maratona Via Pacis? Questo è uno dei primi eventi realizzati da Roma Capitale, in questo caso Roma Capitale e al Pontificio Consiglio per la Cultura della Santa Sede. È un evento sportivo sicuramente, perché è una mezza maratona, 17 settembre 2017, ma sicuramente ha un valore che va ben oltre lo sport, o che appunto attraverso lo sport viene veicolato in altri ambiti, perché è una maratona multireligiosa, multiculturale, passerà per la sinagoga, per la moschea, arriverà in Vaticano dopo la messa della domenica, e quindi naturalmente avrà un valore universale che mai come in questo periodo, in questo momento storico e anche in questi giorni si sente come necessità, e noi sentiamo come necessità. Un'altra cosa, un'altra richiesta rispetto al periodo. Oggi siamo al 24 di maggio, quindi si sta chiudendo anche quest'altro mese, assessore, si va proprio verso l'estate, e estate a Roma significa estate romana in qualche maniera, no? Lei si occupa di sport, non si occupa di politiche culturali, però insomma ne approfittiamo, visto che lei è presente, quindi sicuramente può darci comunque una risposta. Come sarà a Roma la prossima estate? Abbiamo fatto con l'assessorato di Luca Bergamo alla crescita culturale un bando per l'estate romana, devo dire assolutamente innovativo e in discontinuità con il passato, quindi ci aspettiamo sulla base di questo bando, e le stiamo già ricevendo, moltissime proposte di qualità, e quindi un'estate estremamente viva. Anche lo sport non dormirà. Stiamo progettando, sempre con la Commissione Sport, una notte bianca dello sport negli impianti comunali, e questa sarà o all'inizio o alla fine dell'estate. Ancora data la stiamo definendo. Assessore Frongia, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, contiamo di averla ancora con noi anche a raccontare magari le iniziative, gli eventi che Roma ospita, e magari Piazza di Siena sarà proprio un'occasione per parlarne quando saremo proprio in prossimità. I tempi quali sono? Questa domenica. Questa domenica. Piazza di Siena siamo arrivati. E allora ci siamo. Naturalmente sì, possiamo sentirci in occasione di questo evento. Sarò contento di essere nuovamente con voi. Grazie, magari a raccontare come sarà andata. Grazie, assessore Frongia, buon lavoro. Grazie a voi.